Grazie. Buongiorno e un buon martedì a tutti. Allora, quello che ci avevano fatto l'anno scorso gli interisti perché si dimenticano i rigori a favore e contro, ok? Però io oggi faccio un video controcorrente, ok? Perché loro si sono dimenticati che l'anno scorso, dal 2022, che ci avevano fatto una cosa che non possiamo descrivere e quindi ricapitoliamo a quello che stavo dicendo prima, ok? Che però a questo punto noi saremo d'accordo che sul fatto di Allegri è stato sbagliato, ok? Però è tornato e Allegri ha detto con il giornalista se la VAR è oggettivo o soggettivo per me. E lui ha detto che il VAR è oggettivo. Bene, quindi approfondiamo di questa cosa qua, perché Lautaro ha mandato una manata su Chiellini e nessuno ha visto che quello era giallo, ok? Però dopo l'arbitro se ne è accorto e l'ha dato il cartellino giallo a Lautaro, ok? Poi nella stessa zona di terreno su Bastoni a Zaccaria, perché quello era rigore netto, perché io l'ho visto davanti che quello era rigore. Allora, perché ieri non ce l'hanno dato? Perché questi sono contro di noi italiani, perché ci sentiamo anche arrabbiati per il fallo commesso dal difensore ucraino su Chiesa. Per me è rigore netto, ok? E questa è la merita, prima cosa, ok? E seconda cosa, io voglio capire da voi qual è il vostro desiderio, quindi esprimete la vostra opinione a riguardo della VAR, perché vi gira al contrario domenica. Non vedete così caccio con i paraocchi, va bene? Poi si dimenticano su fuorigioco di Di Marco a San Siro in Coppa Italia, e poi a San Siro di nuovo con il fuori di mano di Rabiot, che prima tocca lui e poi Vlahovic. E invece non è vero che la tocca prima lui, perché l'ha passata a Kostic e faceva 1-0 in diagonale, ok? E questo, quindi non potete lamentarvi, ok? Non potete lamentarvi contro la Juventus, perché vi gira al contrario domenica. Quindi approfondiamo questa cosa qua, perché è ridicolo una cosa del genere, ok? E questa era la terza cosa fondamentale, va bene? E quindi io mi dico con voi questa cosa qua, perché sulla Juventus e Salernitana, perché loro hanno fatto 1-0 e va bene, sul fuorigioco di Candreva, poi la Juve ha reagito e faceva 1-1, e quindi Allegri ha detto questa cosa, ok? Non stiamo solo 1-1, ma il 2-1, ok?
perché se no la potevamo chiudere prima la partita su 3-1. Poi quelli hanno rimontato con la Salernitana e poi hanno fatto il 2-2 e poi hanno pareggiato. E questa cosa a me non mi sta bene, perché quella era la morte nel calcio italiano, perché è quello che nasce da tutto, ok? Quindi io mi sono arrabbiato su quell'episodio là, perché mi fa schifo una roba del genere. Quindi quello su Chiesa è rigore netto, ok? Perché non ha dato quell'arbitro ieri sera, perché allora me lo spiego io il motivo, perché non è stato un calcio di rigore, perché era netto quel rigore, è nettissimo quello di ieri sera, perché io pure l'ho visto, ok? Mi raccomando. E poi vi faccio vedere tutto con la mammona di Cassino Cesari domenica, ok? E poi in gira al contrario, va bene? E poi quella contro il Frosinone non era rigore quello dell'Inter, perché stava solo 1-0 prima con Di Marco e poi era rigore quello dell'Inter, e invece non è vero un cazzo, ok? Quindi non mi potete mettere contro la Juve, perché voi siete ossessionati dalla Juventus, invece io sono sportivo a quanto vuoi, va bene? Quindi questo è tutto e abbrummoniatevi. Che domenica ci risentiamo, va bene? Mi raccomando, e fino alla fine. Ok? E buona giornata. Con un semplice iscrizione, che stiamo volando finalmente, e voglio arrivare a 500, ok? Quindi mi raccomando, e fatelo, perché io fino a Natale vi conto i miei iscritti. Quindi se mi seguite, seguitemi se non avete ancora fatto. Ok? E attivate tutte le notifiche per non perdere i prossimi contenuti. E noi ci vediamo per domenica nella post partita di Juve Inter. Ok? Nel big match alle 20:45. Poi ci risentiamo. Va bene? Con un semplice like e qualche commento. Va bene? Mi raccomando, e fino alla fine.